Eccoci qua, cari amici e cari amiche, ben ritrovati da Londra. Siamo in un posto esclusivo, sono con la mia valletta oggi. E siamo allo Sky Garden, quindi volevo farvi vedere com'è questo grattacielo che si affaccia sullo skyline di Londra. Vi faccio intanto vedere quello che c'è da qui. Ecco, questo è quello che ne possiamo vedere. Questo è un 35esimo piano, il soffitto, il tetto è vetrato e c'è un terrazzino che ci porta fuori dove si può ammirare. Oggi è una bella giornata, diciamo bella, diciamo non piove, ecco. E davanti a noi abbiamo lo Shard, che è l'edificio più alto del Regno Unito, con 300 metri di altezza, ma qui ci sembra molto piccolo. Al di sotto c'è il Tamigi con la nave militare Belfast e quello è il Tower Bridge. Che dici? Ti piace? Bellissimo. Molto bello. Quello invece è London Bridge. Adesso vi faccio vedere da questo lato di qua quello che si può vedere. Ecco, ci sono poche persone, ci sono comunque molti italiani. Qua davanti a noi c'è la cattedrale di St. Paul e laggiù in fondo, se zoom un attimo, si può vedere la London Eye con il Big Ben. E adesso noi andiamo dall'altro lato e vi faccio vedere cosa c'è. Insomma, questo è un terrazzino che alle 6 si chiude, quindi non è sempre aperto. Se venite qua a cena c'è un bel ristorantino, ovviamente dovete prenotare con largo anticipo, circa un paio di mesi se siete fortunati. E... ma se venite a cena, chiaramente da queste parti il terrazzino chiude alle 6, quindi non potete venire a fare queste foto. Quindi il mio consiglio è venire nel pomeriggio con la visita gratuita. Dovete prenotare circa 3 settimane prima sul sito e vi trovate qua sopra. Qui abbiamo... eh sì, ci sei anche tu, guarda. No. Però dai, ormai non posso più toglierti. Questo è quello che possiamo fare. È tutto in diretta, ma non tagliamo niente tanto. E qua sotto vi faccio vedere quello che c'è più da vicino. E poi dopo andiamo all'interno. Ecco. Superiamo un po' di gente. Andiamo a vedere di qua. Ecco, questo è quello che si vede. Allora, giù in fondo è Canary Wharf con l'isola dei cani, Isle of Dogs. Questa qui è la Tower of London e quello lì chiaramente è Tower Bridge, quindi sicuramente merita venire qua su per fare questa cosa. Adesso io torno indietro, sono qua con la mia valletta, andiamo dentro, lei non è ancora stata dentro, quindi per essere veramente la prima volta andiamo a vedere quello che c'è e vi faccio vedere anche a voi. Andiamo dentro, giro, ok? Vieni, vieni. Ecco, quindi torniamo all'interno, si chiama Sky Garden perché, come potete vedere, lo Sky Garden ha queste piante. Ecco perché si chiama Sky Garden. Ovviamente ci si sono dei posti lì in mezzo dove ci si può sedere e si può anche fare tutto il giro da questi scalini che si sale da questo lato. Quindi noi facciamo questa scalinata e si va su. Cerchiamo solo di non perderci. Qui sono altri amici, altre persone, oggi ci siamo in compagnia. Ecco, scostiamo le persone che non si muovono. Ovviamente si può gustare un cocktail qua in mezzo, come potete vedere come fanno queste persone, in mezzo alle piante. Andiamo su. Ecco, andiamo. Su. Ecco, questo è sempre il Canary Wharf di prima. L'ingresso per il ristorante, se volete venire, è da quel lato lì, insomma. Venite da questa parte. Se venite d'inverno, è meglio venire, insomma, eleganti, ma anche un po' coperti, perché, essendoci le piante, la temperatura non è proprio riscaldata e, ovviamente, ci sono anche delle palme, come potete vedere quassù. Ti piace? Bellissimo. Molto bello, vero? Adesso andiamo oltre. E oltre questo... ultima rampa, questa ultima rampa di scale, c'è un altro skyline dall'altro lato con un altro piano, diciamo riservato al bere, che ovviamente noi andremo a testare molto velocemente. E questo è lo skyline con ancora gru, nuove costruzioni. Londra non sta mai ferma, come vedete. Però questo è forse uno dei pochi angoli dove possiamo ancora ammirare il
cetriolo che ormai è coperto da altre costruzioni. Ecco, potete anche sedervi qua se volete. Ecco, perfetto, questo è quanto, questo è lo skyline di Londra. Che dici? La vista è mozzafiato. La vista è mozzafiato, ma lo è effettivamente. Poi questi grattacieli continuano a nascere, a sorgere. Qualche anno fa non c'erano, ecco, c'era solo questo davanti, questo qua e il Vergis, ma non questo davanti qua. Questo è di recente costruzione, questo è ancora in costruzione. Andiamo oltre. Questo è un altro piccolo bar che c'è qui, che si chiama City Garden, al piano 36, perché siamo saliti di un piano. E oltre a questo, adesso andiamo avanti, vi faccio vedere quello che c'è da questo lato. Da questo lato chiaramente ci sono altre cose e andremo a vedere se riusciamo sicuramente la cupola di St. Paul Cathedral, la torre della BT Tower, che è la British Telecom, ecco qui davanti a noi. Questa è St. Paul Cathedral, eccola qua, BT Tower. Non riesco a vedere, ma ci dovrebbe essere da qualche parte l'arco dello stadio di Wembley, ma non lo so dove, non riesco a intravederlo. Si vede che oggi c'è un po' di foschia, non si vede. E adesso praticamente il giro si chiude, noi siamo qua, qui oggi siamo in compagnia della mia valletta che è qua. Ciao! Ciao, ecco che qua c'è, come vedi, piante, sì. Non si può, insomma, come dire, non passare da Londra e non passare da qua, come dici, no? È vero? Meraviglioso. È meraviglioso, ecco, sicuramente. Andiamo oltre. Qua c'è il mio amico Giulio qua dietro. Ecco, andiamo oltre. Adesso chiaramente per noi ci sarà bisogno di un momento di idratazione, perché è un clima, come potete vedere fuori, è un clima torrido, ci sono delle nuvole che portano siccità assolutamente, però è molto bello. Adesso a parte tutte le battute, guardate che bello, che bella visione da qua, dall'alto, bello, ecco, bello. Guardate qua che bello, no? Guardate dall'alto, qui si vede praticamente tutta la visione da questa altezza, con le piante all'interno, il terrazzino dove eravamo fuori, e adesso c'è anche la parte così. Poi dopo farò un altro giro sicuramente, era un po' che mancavo dallo Sky Garden, però oggi Pasquetta, c'erano questi amici da portare a fare un po' di turismo e ci sta, ecco. Che mi dici, ti piace da questo lato? Ma è meraviglioso. Ecco, questo è il ristorante dove non ci siamo andati oggi, e quell'altro è un altro ristorante un po' più sciccoso, diciamo, ci sono due livelli, 35esimo e 36esimo piano, ecco. Ebbene, questo è quanto. Uno può stare qua per un po', può divertirsi, può passare la serata se ha prenotato, se non ha prenotato può prendere un cocktail là in mezzo. E che dire? Io direi che possiamo salutarci qua, sono 8 minuti e mezzo di filmato, abbiamo fatto vedere tutto, e quindi da Londra per oggi, lunedì di Pasquetta è tutto, e vi salutiamo. Ciao! Ciao!